c'è anche qualche chat con qualche, diciamo, esponente proprio del mondo del cinema, e anche quelle sono cose che attirano molto. Invece il magazine, che nasce nel 2001, è più o meno è una cosa che abbiamo messo in atto da quando il sito ha cominciato ad avere successo. E è una free press che è distribuita nelle sale, per la precisione tocchiamo più o meno un terzo delle sale d'Italia. Abbiamo una tiratura di 150.000 copie mensili. Mensili, poi anche qualche 2.000 abbonati, insomma una parte di questi sono abbonati, che immagino che non tutti riescano a trovare magari facilmente nelle sale cinematografiche della loro regione, perché è sempre, diciamo, insomma, una parte delle sale che prendono il magazine. Che poi so che una delle cose che rende particolarmente prezioso 35 mm è il fatto che voi presentate i film che stanno per andare in sala, quindi anticipate il, come dire, il mercato che poi in qualche modo... Ma quello è il nostro segreto, perché la cosa che poi attira di molto il pubblico è la programmazione, perché noi diamo la programmazione delle sale di tutta Italia praticamente. Cioè, quindi ci si può collegare con il sito per sapere nella propria città dove viene proiettato quel singolo film, eccetera. E quindi si capisce il successo di 35 mm perché è un servizio utilissimo. Parliamo un attimo di cinema, che poi è pane quotidiano per, certo, 35 mm. Certo. Che bilancio dai di questo cinema italiano? Non tanto dell'industria, perché i biglietti si vendono, certo, non c'è crisi di quello, però c'è un po' di polemica, un'edizione sottotono di Venezia, si dice, le critiche che ci hanno accompagnato con la quasi assenza di pellicole italiane a Cannes. È un periodo che il cinema italiano fa un po' fatica a farsi vedere. Sì, il momento non è eccellente, però partiamo dalla notizia positiva. A Venezia non sono stati ben accolti i film in concorso, però uno dei film che è nelle sezioni collaterali, cioè appunto quello che ci hai mostrato, La ragazza del lago, che è proprio un classico tipo, esempio, di cinema italiano, di cinema poco frequentato dal cinema italiano, sì, perché a metà tra il cinema di genere e Uno sguardo d'autore, sta ottenendo un ottimo successo, oltre che di critica, di pubblico. Devo dire che in quest'anno a Venezia la particolarità è stata che sono stati molto apprezzati film magari con meno ambizioni, che non erano in concorso, penso anche al film di Gianni Tanasi, Non pensarci che uscirà più in là, o comunque, per esempio, Se vuoi ha avuto più rilevanza, anche se non è andato bene a botteghino, però da parte dei media, il film della Guzzanti, rispetto ai film che stavano in concorso, che devo dire che hanno creato una certa distanza da parte della critica. Ora, probabilmente, togliendo il momento di Cannes, per cui si diceva casualmente non c'erano pellicole perché non erano pronte, però poi magari gli addetti ai lavori dicono ok, ma allora sono pronte per Venezia, però non hanno entusiasmato. Potrebbe essere un buon momento per Venezia, per Roma, cioè per Festa di Roma, che partirà tra un po', alla fine del mese di ottobre. Che parte con grandi promesse, perché 10 premi Oscar, 10 anteprime assolute. Assolute, beh, sappiamo che insomma quest'anno sul punto di vista del cinema americano, dei divi, hanno addirittura raddoppiato, insomma, le presenze, che sicuramente attireranno molto il pubblico romano. Però parliamo dei film. I film italiani in buona parte sembrano anche favorire questo discorso, per cui essere a metà tra un cinema d'autore e un cinema che può raggiungere un pubblico. Per cui c'è sicuramente un grossissimo titolo, che è il ritorno di Dario Argento con La terza madre, che chiude questa sua ormai notissima trilogia delle madri. E c'è Asia Argento come protagonista. Assolutamente. Però, è proprio di quello, ci sono nomi noti anche tra questi film, c'è il film di Silvio Soldini, Giorni e Nuvole, dove abbiamo una bella accoppiata, Antonio Albanese e Margherita Bui, abbiamo Fabrizio Bentivoglio nel film di Carlo Mazzagurati, La giusta distanza, vediamo, tornano dei veri e propri decani del cinema italiano che sono attivi da una ventina d'anni. Sono film che secondo me potrebbero avere il loro potenziale per raggiungere un certo tipo di pubblico, e credo che la scelta di Festa sia forse indicativa in questo senso, perché a Venezia, era quando si era parlato dei tre film in concorso, si era detto sono autori difficili però coinvolgeranno. Non è proprio successo, e questa volta probabilmente a Roma avremo magari dei film che potranno raggiungere maggiormente il pubblico con il cast, certo, con i soggetti, certo, che quindi confidiamo nella Festa di Roma. Secondo me sì, perché la politica è quella, certo, la politica è quella di superare leggermente la logica dell'addetto ai lavori, di quello che piace al, diciamo, il personaggio specializzato che si occupa di cinema, ma raggiungere magari di più il pubblico. Parliamo di pubblico, parliamo di addetti ai lavori. La nostra iniziativa comune, perché devo dire siamo così fortunati ad Iceberg ad avere due partner importanti come 35 mm e Roma C'è, per questa iniziativa dei corti in TV, Torto. Secondo te c'è una cultura italiana del cortometraggio? Guarda, il momento probabilmente non è proprio quello eccezionale da questo punto di vista, perché io ricordo che era 10 anni fa, era molto forte. 10 anni fa
c'erano alcune situazioni che adesso ci sono meno, cioè si cominciava, nonostante che per i corti fosse difficile, perché i corti non sono molto agevolati dal punto di vista dello Stato, le produzioni non si sentono agevolate nell'investire, però si cominciava a vedere i corti nelle sale, prima dei film, i distributori li acquistavano, gli esercenti li prendevano più o meno volentieri, e soprattutto la TV, infatti questo ci fa entrare in ballo del nostro discorso, la TV magari non in fasce orarie eccezionali, spesso era la mattina, spesso era la sera tardi, ma li proponevano, avevamo delle più, avevamo addirittura la Fininvest, avevamo Rai 3, spesso in dei contenitori, a volte hanno contenitori propriamente di corti, a volte hanno programmi dove i corti aiutavano. Secondo me la logica è quella. Un corto per un programmatore di palinsesti o per un responsabile di un programma TV è utilissimo. Ti permette di diversificare, perché magari hai musica, hai videoclip, ma i corti portano comunque una scossa in più. Non è vero che i corti sono necessariamente impegnativi, i corti spesso sono divertenti, ma questo rivela un po' il discorso particolare che c'è dietro al corto italiano. Perché prima abbiamo fatto uno scenario per cui il corto non è proprio la condizione migliore per un cineasta per arrivare al successo, alla professione. In Italia c'erano molta gente che faceva i corti così, per propria passione. Certo. E secondo me attiravano molto, non solo tutto, magari le persone che gli erano vicine, ma le persone che andavano a vedere una cosa fatta da una persona come loro, e si entusiasmavano molto a questo discorso qui. Grande, grande Domenico, io sono felicissimo di essere, tra virgolette, alleato di 35 mm in questa piccola impresa, di dare visibilità ai corti italiani, non è un concorso, è soprattutto una vetrina e un'opportunità. Io ringrazio Domenico, lo saluto. E so che verrai a trovarci di nuovo. Assolutamente. Quindi... Poi sono veramente curioso di vedere i corti che proporremo. Insomma. Quindi appuntamento prestissimo con i corti di Torto. Però adesso io devo passare la parola al mio partner, Paolo Travagnin, perché è tempo di musica. Oh, grande. Certo, e siamo giunti al momento proprio del video, del nostro videoclip, e prima di presentarvela proprio qui in carne ed ossa ad Iceberg News, noi ve la vogliamo far gustare, sentire nella pienezza della sua bravura, della sua bellezza. È Lili Latueru con We're Gonna Have a Good Time dal suo ultimo CD, ed è proprio lei, Lili Latueru, la vediamo. My head.